Buonasera a tutti, siamo Alessia e Francesco e Bookblog del Salone del Libro. Siamo qui questa sera con Gabriele Muccino, che non ha bisogno di presentazioni, che stasera ha presentato il suo ultimo libro, La vita addosso, io il cinema e tutto il resto. Le chiedo, da dove arriva questa passione per il cinema? Arriva da quando ero molto molto piccolo, ero molto asociale e avevo un cinema da sé sotto casa e quindi lo usavo come parco giochi, quindi ho visto film d'autore da sempre. E volevo fare il veterinario, ma a un certo punto a 18 anni secchi, spaccati, ho avuto una rivelazione che mi ha detto tu devi fare il regista, perché in realtà era il mestiere che mi avrebbe permesso di esprimere chi ero e cosa avevo da raccontare, che era un'urgenza fortissima e lo è ancora oggi. La sua esperienza in America, di cui ha lungamente raccontato nel libro, lo ha cambiato in qualche modo nel modo di fare cinema? Nel modo di fare cinema non così tangibilmente, cioè il mio modo di fare cinema era abbastanza solido e strutturato già prima di andare a fare film in America. Ha cambiato comunque la mia conoscenza del mondo, dell'industria, di come e dove sono le differenze e i limiti. E i plus, perché non tutto quello che c'è lì è meglio di quello che c'è qua e viceversa, quindi ci sono tante differenziazioni da fare e ho avuto l'opportunità di conoscere due mondi, due continenti, due industrie e di cavalcarle entrambe. L'ultima domanda che volevamo porle è, tra i tanti film che ha diretto, qual è stato quello che ha preferito dirigere e perché? Ci sono stati alcuni set che sono stati più magici, più alchemici di altri. Quelli che ricordo come proprio momenti di gioia sono stati Come te ne sono mai, L'ultimo bacio, Ricordati di me, Sette anime, la ricerca della felicità, Sette anime, A casa tutti bene e basta. Come atmosfera, poi come soluzione finale metto anche Gli anni più belli, che trovo che sia forse uno dei miei film migliori, ma il set è stato molto difficile. Perfetto, grazie mille a Gabriele Muccino.